Eccoci qua, telespettatori, altro tema, altre questioni sempre molto importanti. Andiamo molto pragmaticamente sulla situazione. Vi presento prima i nostri ospiti. Allora, ben ritornato qui con noi in studio, ingegner Alessandro Gelotto, presidente di ANCE del Veneto, costruttori edili, grazie di essere qui con noi. Ciao, buonasera. E ben arrivato anche collegato qui con noi, ingegner Antonio Mengato, gruppo Mengato del consiglio direttivo sempre di ANCE. Ben arrivato. Buonasera a tutti. ANCE Padova. Eccoci Eccoci. qua, perfetto. Sì. Allora, io do a lei la parola perché luce e ombra nel settore delle costruzioni. Ci siamo visti anche tempo fa per fare un po' il punto della situazione, non siamo riusciti ad affrontare quello che sono le novità sostanzialmente nella legge di bilancio, nella finanziaria e le ripercussioni sul territorio, perché poi daremo la parola all'ingegner Mengato che ci dirà un po' chi opera concretamente, che percezione ha. Sì. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che quanto ci auguravamo non è successo, nel senso che non siamo riusciti a modificare sicuramente quella norma che è entrata all'interno della Gazzetta Ufficiale e abbiamo cercato in tutti i modi di bloccarla. È uscita, adesso abbiamo 60 giorni perché non diventi legge. Questa nuova norma sostanzialmente rischia di creare un controcircuito ed è veramente uno tsunami enorme per le nostre imprese, dalle artigiane a quelle più importanti. Spieghiamo un attimo la norma, di che cosa si tratta, perché non forse tutti ne sono a conoscenza. Stiamo parlando della cedibilità sostanzialmente del Sì, credito, hanno no? sostanzialmente Del bloccato la superbonus. catena di cessione di questi crediti. Pensiamola come una nuova moneta che si poteva scambiare tra diversi tipi di persone. Questo non si può fare, e quindi adesso l'impresa si trova in una situazione di forte crisi che va ad essere penalizzante soprattutto la parte finanziaria. Cioè, prima cedevi il credito, allora l'azienda per il lavoro cedeva il credito tu privato, per esempio alla banca, no? Lo cedevi alla banca La poteva banca a sua volta. venderlo a sua volta ad Tutta una altri catena. istituti e a catena si poteva vendere questo credito. Ovviamente, il governo ha preso sostanzialmente paura da tutte le frodi che ci sono state, stiamo parlando di 4 miliardi, 4 miliardi. di frodi, che si sono, e queste sono, le frodi di cui si sono accorti. Adesso ci sono le poste. Cassa Depositi e Prestiti stanno lavorando per cercare di tirar fuori quelli che sono i numeri reali, però capite bene che tra cessione del credito fatta in maniera cartacea, non digitalizzata, con tutte non le informazioni chiare, è difficile andare a risalire adesso e a creare tutta la catena e tutti i passaggi di mani che ci Per sono quello c'è state. la norma ritrattiva. Allora, la norma retroattiva, che è la cosa che fa più male, mette in dubbio tutti quanti i lavori che sono già iniziati, quindi le ditte che si sono già esposte, che hanno dei contratti firmati o che sono arrivati oltre al 30% dei lavori fatti, corrono il rischio di non avere rimborsato questo tipo di finanziamento Cioè, sostanzialmente. Quindi, stiamo parlando di migliaia di migliaia, cifre, migliaia. migliaia, Quindi esatto. io dico sempre, e poi ce lo faremo spiegare in maniera più concreta dal signor Mengato, qua c'è un problema che coinvolge le famiglie, che coinvolge le banche e che coinvolge i costruttori. Ci sono queste tre situazioni che si trovano veramente in un cortocircuito e rischiamo di implodere. Assolutamente. Mengato, concretamente cosa stiamo parlando? Concretamente stiamo parlando dello sfascio, secondo me, dell'edilizia, cioè il colpo finale, la mazzata finale che praticamente mette veramente a sconquasso un settore che con una marea di difficoltà si stava un attimino riprendendo. Sostanzialmente tutti i crediti che le aziende vantano nei confronti dello Stato, che vengono, tra virgolette, tante volte acquisiti sotto forma di sconto in fattura, diventano di fatti incedibili per la seconda volta. Mi spiego meglio di cosa stiamo parlando. La banca o le poste, le assicurazioni o tutte le società finanziarie che in qualche maniera andavano praticamente ad assumere questi crediti, non li possono più a sua volta ricevere di nuovo a terzi. Nella fattispecie veniva ceduto molto spesso a Cassa Depositi e Prestiti. Ecco, tutto questo adesso non si può più fare.
Quindi le banche, le assicurazioni, gli istituti finanziari che acquisiscono questo credito e lo acquistano, diciamo, pagandolo circa l'8-10% di meno rispetto al valore di acquisizione, si trovano praticamente in una sorta di limbo in cui se lo devono tenere in pancia. Ovvio che le banche, le assicurazioni che non dormono, perché giustamente il loro lavoro è quello di guadagnare soldi, dicono: bene, ma io cosa me ne faccio di questo credito dovendolo compensare esclusivamente con le tassazioni, le imposte e quant'altro, i contributi. Ovvio che se io banca ho una tassazione di 1 milione di euro l'anno e porto a casa crediti per 50 milioni, di questi 50 milioni non me ne faccio assolutamente nulla. Quindi me li tengo in pancia e io perché dovrei portarmi a casa dei crediti di cui non me ne faccio nulla? Ecco, quelle banche, le assicurazioni, gli istituti finanziari iniziano a dire: no, io il tuo credito, scusami, ma non te lo compro più. Quindi sostanzialmente tutte quelle aziende, tutte quelle società, tutte quelle imprese di costruzioni che avevano diciamo, fatto affidamento su questa cessione alle banche e agli istituti finanziari si trovano praticamente allo scoperto, non riescono a pagare fornitori perché le banche non anticipano più il credito, non riescono a pagare i dipendenti, quindi i dipendenti si trovano sostanzialmente fermi o già in cassa integrazione. Noi come ANCE abbiamo avuto notizia di diverse decine di casi in cui le imprese hanno già abbandonato i cantieri, se ne sono andate. Ma abbandonato i cantieri? Cioè avete lasciato lì il lavoro, insomma, in sospeso? Per forza. Se uno non viene pagato e non può autofinanziarsi in nessun modo, ha solo un'alternativa, deve fermarsi. Qui parliamo di distruggere, ripeto, un intero comparto. Allora, se la vecchia legge Tremonti in qualche maniera aveva creato una sorta di imbarazzo nell'ambito industriale che è durato per decine d'anni, questo purtroppo creerà un imbarazzo che non so quanto potrà durare. Certo che ha sporcato in qualche modo tutto quel miglioramento che era stato innescato dall'ecobonus, che aveva un fondamento di bontà questo decreto, quindi quello di rilanciare un comparto. Però non si può innescare una sorta di bomba a mano e poi dire: beh, rimanete tutti lì. È quello che è successo, no? Quindi se si è lanciata questa bomba a mano, poi bisognava spostare le persone e dire: state lontane da questo emendamento. In realtà tutti sono rimasti lì fermi, attaccati a questo emendamento, con la speranza di ripartire, e poi alla fine è esplosa. Quindi questa bomba, diciamo, questo effetto deflagrante, stimiamo che creerà dei danni circa il 40-50% delle imprese di costruzioni. Oltre al fatto che lei ha un'impresa di costruzioni, giusto? Quindi lei io ho un'impresa di costruzioni di oltre 100 dipendenti e diciamo questo effetto di cessione mancata sicuramente è devastante. Noi fortunatamente riusciamo a gestirci con le nostre forze, nel senso che abbiamo acquistato i crediti che riuscivamo a gestire direttamente, quindi senza la subcessione. Però guardi, il problema è che questo decreto, il super bonus, ha fatto gola a tante imprese e tante imprese, diciamo, si sono sovraesposte. Un'impresa che un tempo fatturava 1 milione di euro ha portato a casa crediti per 2-3 milioni di euro. Mamma mia. Forti del fatto che in questo momento, diciamo, di vacche grasse, se posso usare questo termine folcloristico, sembrava fosse tutto facile, nel senso si cedeva facilmente, i prezzi erano più alti, sembrava fosse l'occasione del secolo per guadagnare di più, per diventare più grandi, per aumentare la struttura. In realtà purtroppo ancora una volta si è messo dinanzi veramente la fragilità che è il nostro settore. Il nostro settore è un settore fragile, un settore che dipende dalla volontà di terzi, un settore che dipende dagli approvvigionamenti, un settore che dipende molto dalla volontà delle enti appaltanti, degli enti pubblici, quindi è sempre un settore che è messo un po', diciamo, alla gogna. Ovvio che, ripeto, anche il fatto di chiudere i battenti una volta che hai spalancato le porte con le persone dentro è una sorta di imprigionamento forzato. Quindi, chiaro. Sì, non si sa quali potrebbero essere le conseguenze immediate. Presidente, questo è il decreto antifrodi. Infatti diceva, è stato un periodo di vacche grasse, ha allettato moltissime aziende a esporsi con un sovraindebitamento. Quindi magari l'imprenditore mengato ha fatto delle valutazioni ponderate, si è comportato correttamente, si è esposto fino a un certo punto nell'ambito del proprio possibilità di rischio.
Questo è un comportamento corretto, però alla luce di questo, questo decreto nasce per evitare le frodi, e frodi ce ne sono state, lei stesso l'ha detto. Sì, ed ce ne sono state. È un settore delicatissimo quello dell'edilizia, però tanto per cambiare, dentro ci va di tutto e di più. Ma infatti uno dei più grandi lavori che sta facendo adesso l'Agenzia delle Entrate è proprio di andare a capire a cascata nel concatenamento della cessione del credito, è di capire quale ditta ha lavorato e che tipo di titoli aveva questa ditta. E allora noi ci chiediamo, ma perché non avete fatto come quando è partito il 110 e noi avevamo detto a più voci, cercate di fare lavorare solo le ditte, per esempio iscritte ad ANCE o le ditte artigiane che appartengono ad un sistema. Mi ricordo che lei lo diceva ancora. Ecco, allora adesso viene fuori che questo controllo viene fatto a ritroso, capite bene che queste cose non funzionano così. Bisogna partire con delle certificazioni. Infatti io mi sento di dire che tutte le ditte, tutte le famiglie che si sono appoggiate a delle ditte iscritte ad ANCE, secondo me non avranno di questi problemi. Ma gli altri? Ci saranno purtroppo delle famiglie che dovranno mettere mano al portafoglio, perché probabilmente i lavori che sono stati fatti, oppure le certificazioni, oppure il modo in cui è stato trattato l'incartamento, per esempio per le asseverazioni, probabilmente subirà qualche problemino. E allora proprio su questo io andrei a lavorare. Noi stiamo chiedendo che tutte le ditte che partecipano al 110 abbiano come minimo una certificazione SOA, una certificazione che vada ad avere gli stessi limiti, per esempio, delle ditte che lavorano per gli appalti pubblici, dando sicurezza a chi fa l'acquisto, per esempio, o chi va a fare la ristrutturazione, perché non dimentichiamoci che questo problema copre tutti i bonus. Per esempio, ci sono ditte che hanno, ci sono delle famiglie che hanno fatto anche degli acquisti, hanno demolito delle case, sì, oppure hanno già fatto degli accordi per andare a fare una demolizione e ricostruzione. Mettetevi nei panni di queste ditte, che molte volte non sono degli imprenditori, sono delle normali famiglie che vivono con degli stipendi o sono addirittura delle persone in pensione. Mettiamoci piedi a terra e cerchiamo di capire anche come aiutarli. Infatti, perché potrebbe essere un boomerang pazzesco, cioè ti ritrovi, visto che è effetto retrattivo, a doverti caricare di tutto il debito. Io credo, sento anche le altre parti sociali, l'effetto che si vuole avere nel breve termine è di non bloccare così la cedibilità di questo credito, perché la cosa che funziona del super bonus è proprio il fatto che ci sia lo sconto fattura nei, per esempio, confronti della ditta, e poi la ditta ha bisogno della cedibilità. È chiaro che, come diceva Mengato, il fatto che sia cedibile dipende dal proprio cassetto fiscale, e quindi le ditte piccole che hanno poco gettito di fatto non riescono a fare più di tot. Infatti, ma a questo si aggiunge, chiedo anche a lei Mengato, visto che è nel settore, con un'azienda anche molto importante, il fatto che voi avete un ritardo nella consegna delle materie prime, quindi lavori che verranno ritardati, cui termine verrà ritardato. Aumento adesso degli energetici, allarme dei prezzi, abbiamo tutti i giornali che ne parlano anche del settore dei materiali. E chi anche ha qualche appalto, qualche previsione di partecipare per il PNRR, grossi dubbi se imbarcarsi in queste iniziative che potrebbero essere veramente molto importanti, perché rischia di rimetterci. Allora, il problema va affrontato su più fronti, nel senso, il problema più grave che abbiamo è proprio quello dell'irreperibilità dei materiali. Già ci eravamo sentiti a giugno nell'altra intervista, adesso se non ricordo male, sì, in cui il fenomeno era pienamente, diciamo, nella fase iniziale da qualche mese. Adesso ha raggiunto delle dimensioni ragguardevoli, sì, e soprattutto sta veramente mietendo vittime, nel senso che le aziende già nel 2021 porteranno a bilancio svariate perdite, ma questo non solo nel settore edile, un po' in tutto il settore industriale, perché purtroppo i prezzi delle materie prime, quando hai un appalto che è stato sottoscritto mesi, addirittura anni prima, non sempre riesci alla stazione appaltante, pubblica o privata, a adeguare il prezzo. Questo è un problema, appunto, che è la base un po' di tutto il comparto.
calandolo per quanto riguarda il PNRR è un problema ancora più grave, nel senso che siamo arrivati a rilevare come ANCE la desertificazione dei bandi di gara, quindi sostanzialmente le imprese non vogliono più partecipare alle gare pubbliche perché sostanzialmente non ci stanno più con i prezzi. Quindi se io domani mattina devo andare in gara a un prezzo di gara che è nettamente più basso di quello che è il costo, certo, di acquisto della mia merce, ovviamente non va nessuno. Quindi i miliardi che abbiamo portato a casa dall'Unione Europea per mettere in atto il PNRR sostanzialmente si vanificheranno in bolle di sapone. Quindi troveremo un comparto che dal punto di vista del privato ecobonus sarà congelato, perché non potendo cedere i crediti nessuno più farà nulla, quindi sostanzialmente i privati che incamerano i crediti penso saranno meno del 5% del totale, forse qualche imprenditore o qualche libero professionista che ha una base imponibile elevata potrebbe in qualche maniera portare a casa un credito direttamente in compensazione. Tutti gli altri comuni cittadini mortali, definiamoli così, in qualche maniera dovranno assolutamente accedere allo sconto in fattura. Sconto in fattura che non farà più nessuno. Quindi il comparto, diciamo, eco bonus, com'è strutturato, se non si interviene a livello appunto legislativo con una riconversione, una modifica del decreto, praticamente si congelerà tutto il comparto del 110. E di conseguenza poi anche quello del sisma acquisti, un altro provvedimento molto importante, perché sostanzialmente per ogni unità abitativa che si va a cedere strutturazione con miglioramento sismico di almeno due classi ci sarà praticamente questa possibilità di accedere. Però se io non riesco a cedere questo credito di fatto diventa nullo, quindi si andrà a chiudere anche questo, diciamo, barlume di speranza che si era creato. Infine, per quanto riguarda i prezzi, c'è un altro problema, quello dell'aumento dei prezzi di vendita delle unità immobiliari e dei lavori edili in genere, cioè crescendo, a un certo punto la gente dirà: ma perché io devo continuare a pagare se non ho la possibilità di pagare di più? Quindi il comparto rischia anche qui di bloccarsi, perché se domani mattina io dentro il mio portafoglio ho 100 euro e devo fare la spesa, magari 10 euro li posso chiedere in prestito a mio padre, a mia madre, ma una volta non è che uno deve comprarsi l'appartamento che costava 250.000 euro e può tranquillamente comprarlo anche se costa 350.000 euro. No, assolutamente. Quindi noi avevamo chiesto, proposto anche al governo tramite ANCE nazionale, di fare un provvedimento in cui fossero decurtate risorse dal 110 e fossero immesse nell'economia, chiamiamola reale, a sostegno. Perché cresci, a un certo punto si blocca tutto. Quindi dobbiamo essere svegli e attenti, perché veramente corriamo il rischio che si incarti tutto questo, certo, provvedimento. Presidente, chiedo infatti a lei il suo intervento, perché qua l'associazione diventa importantissima, il ruolo dell'associazione. Ma cioè io infatti ho voluto che ci fosse anche Antonio, perché sembra che lui sia un veggente, perché ne parlavamo non meno che a marzo e poi a giugno ancora, ed è effettivamente accaduto tutto quello che lui aveva pensato. Quindi io la vedo veramente tragica se non si dà una sterzata immediatamente. Ma l'associazione di categoria, l'ANCE, ha un potere di interazione per spiegare, appunto per dare queste soluzioni possibili al governo? Io ho fatto una ricerca in questi giorni di quante volte è uscita la notizia da parte di ANCE su tutti quanti i giornali, assieme anche alle altre anche alle altre forze politiche che hanno aiutato come con un megafono a far capire questa cosa al governo. Erano concentrati in una votazione che di cui io non voglio parlare, però capite bene che noi ci sentiamo anche non presi in giro, però non considerati nella maniera corretta, perché il PNRR chi pensate che lo faccia? Siamo noi ditte di costruzioni che dobbiamo organizzare con i nostri uomini, con il nostro tessuto sociale, e siamo noi che dobbiamo fare le lavorazioni, e su questo secondo me meriterebbe un ragionamento con i politici della nostra regione, della nostra provincia. Bisogna approfondire la cosa, e io credo che i furbetti non si fermino davanti a questa modifica,
i furbetti saranno sempre dei furbetti e troveranno la maniera per gestire. Ma avete 60 giorni perché... Ci sono 60 giorni per andare a modificare la situazione e dovranno mettere le mani a questa norma. Secondo me lo faranno ovviamente a modo loro, cercando di capire qual è il massimo vantaggio, perché il 110 ha dato grande respiro alle ditte di costruzioni, alle famiglie che hanno immaginato di poter rinnovare la casa, ma in realtà, come avevamo detto, purtroppo tutte queste regole lo stanno però se intervieni adesso è il momento critico. Dicono che sia ipotecato ormai, cioè la politica o una certa parte di politica ha ipotecato il 110, nel senso che il 110 sembra morto così, così sì. Non può funzionare. Forse era esattamente quello che volevano. Stanno puntando su dei sistemi che probabilmente riescono ad essere governati in maniera diversa, tipo il bonus facciate, il 110 al 60%, un qualcosa che probabilmente ci darà una gittata un po' più lunga per lavorare, che era anche un'altra cosa che avevamo chiesto. È chiaro che aver ingannato sia le famiglie che le ditte in questo modo, ci vuole veramente una presa di coscienza da parte del governo. Assolutamente sì, no, tra l'altro ne ha accennato, perché in questo si aggiunge veramente in una situazione terrificante di aumento delle materie prime, di costi di materie prime e degli energetici, perché questo non è da trascurare. Io vedevo quei dati proprio dell'ANCE, perché poi qua c'è stato un intervento dell'ANCE per trovare delle soluzioni possibili che nel resto d'Europa sono già state trovate. Il valore del aumento del 100% addirittura sulle lamiere in acciaio zincate per lattoniere, cioè le gronde, eccetera, 104,80% di aumento, dice l'ANCE. Il governo sostiene invece meno, dice il 45%. Questo però è uno dei problemi. Per fare un esempio, parlare con il ministero. Cioè voi dite il doppio rispetto a quello che dice il governo. Tu ti trovi davanti, e questo me l'ha confermato il nostro vicepresidente, che è quasi ogni settimana al MISE, tu ti trovi davanti dei funzionari che fino a qualche mese fa non ci credevano che ci fosse un aumento di questo genere. Infatti sono tutti e nemmeno di fronte a delle fatture e con le dimostrazioni alla mano si rendevano conto di quello che stava succedendo, ma è proprio la mano destra che non sa cosa sta facendo la mano sinistra. Per quindi avere... i tecnici ritengono una cosa, poi i dati reali, voi che venite dal mondo reale dite no, guardate che questi sono i risultati, valori nettamente superiori. Quindi... Sì. Diciamo che per loro, dal punto di vista di chi fa le gare pubbliche, è sempre da prendere con le pinze ogni tipo di modifica. Non era mai stato previsto, non erano neanche previste in gara la fase del ripristino dei prezzi durante la validità della gara stessa. Quindi adesso c'è un gran lavoro di convincimento, soprattutto con dati alla mano, e secondo me adesso non ci sono più scuse per fare partire quello che è una nuova era, visto che abbiamo dichiarato che abbiamo il nostro primo ministro e il nostro presidente della Repubblica che saranno stabili perlomeno per il prossimo anno o per l'anno che ci troviamo davanti. Cerchiamo di mettere delle regole ben ferree che siano stabili per tutta la durata, per esempio, del mandato del nostro ministro Draghi. Almeno per quello. Lei si è confrontato a livello nazionale con l'ANCE nazionale, con addetti ai lavori nel vostro settore. Sì. Che previsioni ci sono per quel che riguarda le proiezioni anche dei costi, dei prezzi, delle materie prime, proprio per capire anche le persone di che morte devono morire, perché ovviamente uno con preventivo in corso prima o poi l'aumento gli arriva, insomma non penso che l'azienda fallisca per non far pagare all'acquirente finale il prezzo che si è modificato nel noi tempo. Noi abbiamo una riunione a Roma giovedì, dove credo venga fortemente gridato il fatto che una delle paure più grandi è l'inflazione e l'aumento dei prezzi. C'è un aumento dei prezzi in tutto quanto il nostro comparto. Parliamo del privato, abbiamo quasi un più 30% sicuramente dell'aumento dei prezzi. Si riuscirà a far capire questa cosa alle varie famiglie italiane? Ci sarà un ritocco sicuramente in termini di salari, RAL annua, se vogliamo cercare di equiparare e cercare di salvare quello che è il nostro
del nostro comparto immobiliare. Per quanto riguarda una stabilizzazione dei prezzi, non credo che per fine anno avremo una stabilizzazione che ci riporti ai livelli pre-pandemia. Ci sarà una stabilizzazione che arriverà all'incirca all'intorno a un più 20 rispetto al pre-pandemia. Mamma mia, però più 20 sono cifre. Che vuol dire essere totalmente fuori da tutti, di tutti quanti i preventivi che abbiamo fatti. Noi abbiamo notizia, come diceva Mengato, che gran parte delle ditte stanno rinunciando e stanno anche ridando indietro le caparre, pur di non fare i lavori. Infatti, Mengato, appunto quello che diceva il Presidente e anche la situazione delle famiglie, siccome le famiglie non è che guadagneranno di più, un 30% in più, un 40%, anzi gli stipendi sono fissi e con l'aria che tira non ci sono chiarori al riguardo, quindi si bloccherà tutto il settore edilizio di nuovo, entrare in uno stallo totale e così l'indotto? Allora, la logica è un po' quella che dicevo prima, quindi noi avevamo proposto appunto al governo di fare degli emendamenti che andassero ad aiutare direttamente le famiglie, senza questa sorta di crediti così da saltimbanchi, da girare a destra e a sinistra. Il problema è che il governo non ha recepito questo nostro consiglio, quindi sostanzialmente quello che noi abbiamo discusso, quello che noi abbiamo proposto in termini di associazione è stato completamente modificato, ma me lo consenta, non è la prima volta che ANCE fa delle proposte coerenti di miglioramento. È successo durante la pandemia, è successo nei primi mesi subito dopo nel 2020, ma sembra quasi che noi parliamo a vanvera così, perché tanto i costruttori vengono sempre considerati da tutti come gli evasori, come di poco di buono. In realtà, guardi, a Padova io posso dire che le imprese di costruzioni forse valutano circa il 20% del prodotto del PIL della provincia di Padova. Basti pensare che in Italia ci sono circa 470.000 imprese di costruzione. Forse è un comparto che deve essere rivalutato. Dobbiamo farlo noi come ANCE, ma ci deve essere data anche la possibilità dal governo di poter parlare, di poter discutere, di poter essere messi in gioco. E di, come dicevo prima, di non essere sempre considerati dei malviventi perché facciamo questo lavoro. Sì, è vero, nell'edilizia c'è stato tanto di sommerso, c'è stato del poco di buono nel corso degli anni, ma l'edilizia è cambiata completamente e il governo si deve rendere conto di questo. Noi siamo qui che manteniamo delle strutture faraoniche per riuscire a far lavorare migliaia di addetti ogni giorno, siamo qui che facciamo veramente degli sforzi sovraumani per mantenere fede ai nostri impegni con i clienti che nel 99% dei casi non capiscono minimamente le fatiche che noi stiamo superando e avendo in questo preciso momento. Come diceva giustamente il Presidente, i materiali non si assesteranno sicuramente sotto un 20% di aumento rispetto alla pre-pandemia. 20% che è praticamente circa 4 volte l'utile medio che ha un'impresa di costruzioni che nei casi migliori non supera il 5% del fatturato annuo. Quindi diciamo sostanzialmente che un anno come il 2021 ha distrutto 4 anni di fatturato normali di un'impresa di costruzioni media. Ecco, questo tanto per capire qual è l'entità del danno. Quindi chiaro, per ricomporre e per ricostituire quell'anno di perdite ci vorranno altri 4 anni di lavoro sudato per riuscire in qualche maniera a pareggiare quelle perdite. Certo. Ovvio che se la previsione è quella di aumenti spropositati e che la classe media di famiglie non riuscirà, tra virgolette, ad accedere a nessun tipo di beneficio, dovremmo ripensare un attimino come sostenere le famiglie italiane. Grazie, la ringrazio. Intanto siamo in chiusura, una battuta di chiusura, Presidente. Proprio. La grande truffa del secolo. Questo è il titolo. Questo è quello che stanno dipingendo questo tipo di 110 che sta venendo fuori. Io dico che dobbiamo assolutamente lavorare per portare a casa i nostri risultati. Sappiate che anche se l'edilizia si ferma per poco, perché quando riparte, riparte veramente a bomba. Ed è il 110, lo abbiamo fatto vedere. Il bello dell'edilizia
ha una leva 1 a 7 l'edilizia, perché fa lavorare tantissimi ambiti. Sì, assolutamente, è un fondamentale. Questo è quello che i costruttori sono capaci. Ma è peccato perché c'è anche il PNRR con tanti soldi, anche a Padova, destinati a varie opere, stanziati milioni di euro, può dare un volano incredibile, però se a un certo punto tra gli aumenti dei costi e questa situazione qua si impantana tutto. Facciamo meno opere, ma quelle che le facciamo pagate bene. Questo infatti, con questo dovete parlare con le istituzioni naturalmente. Noi ci siamo e ci vediamo anche con loro. Perfetto, allora aggiorneremo della situazione naturalmente, vi chiederemo ancora di partecipare perché è un settore veramente importante, poi sappiamo che tantissimi cittadini, come raccontava Mengato, sono stati coinvolti, sono coinvolti in questo, quindi ci chiedono lumi e quindi aggiornandoli, spiegandoli bene le cose come stanno, possiamo anche evitare situazioni di panico e di angoscia, perché queste possono in generale, qua stiamo parlando non di, purtroppo, di sì, tanti soldi. Allora, grazie Presidente, grazie Ingegner Mengato di essere stato qui con noi, e voi telespettatori vi ringrazio di averci seguito, la puntata la potete rivedere anche con calma in replica sul nostro sito internet, vi auguro una buona serata, buon proseguimento, noi ci rivediamo domani, grazie. Grazie a voi.